Questo video è in collaborazione con Fantasia Store e Grande Inverno, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network, Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. In questo secondo incontro del mese Ondata Oscura prenderemo in esame un tema molto caldo ed atteso da diversi forgiatori. Prima di iniziare, piccole informazioni di servizio. Dammat, che tutti conoscete per le sue abilità nel forgiare e perché ha collaborato con il sottoscritto per la realizzazione di diversi video, mi ha chiesto cortesemente di annunciare la creazione del nuovo team Italian Resurgence, che ha iniziato ufficialmente a prendere parte alle vicende che si svolgeranno sul crogiolo. E per avvisarvi che le Italian Series of Keyforge sono iniziate e si trovano nel bel mezzo del loro svolgimento. Potrete seguirle attraverso i video del Keyforge Network. Come sempre vi lascerò entrambi i link dei canali YouTube in descrizione. Ringrazio infine Asmodee Italia per avermi dato la possibilità di realizzare questi video ed i prossimi che arriveranno presto sul canale. Ed ora, senza indugiare oltre, rispondiamo alla domanda: conviene acquistare Keyforge Ondata Oscura? Andiamo a dargli un'occhiata. Panoramica e struttura. Con un set composto da più di 400 carte, tra le quali potrete trovarne più di 250 completamente inedite, Ondata Oscura è, in ordine di nascita, la quinta espansione di Keyforge che andrà ad aggiungersi alle precedenti 4 già presenti. Come sempre, non sarà necessario acquistare le edizioni passate per arrivare a questa. Quindi i nuovi giocatori potranno già da subito immergersi, figurativamente parlando, nel mondo sommerso di questo capitolo, che li attenderà tra miriadi di insidie ed incredibili meraviglie. Già sono sicuro che diversi di voi avranno notato una differenza tra queste 4 confezioni e questa singola. Ebbene, Ondata Oscura inizia ad imporre il suo tsunami di cambiamento a partire dall'aspetto. Infatti, la prima cosa che colpirà l'occhio sarà l'assenza della tipica scatola che ci ha accompagnato dagli albori, che in questo capitolo verrà sostituita dalla più nota bustina, già presente in tutti i giochi di carte collezionabili. L'apertura della confezione verrà facilitata attraverso dei tagli prefabbricati di solito posti sulla parte alta, ma che si potranno trovare a volte anche nella parte inferiore, che se tirati ne riveleranno il contenuto in modo semplice ed agevolato. Non che sia molto diverso dall'accessibilità di una scatola classica, che aveva anch'essa un'apertura più che comoda e poteva fungere da deck box all'occorrenza se l'unico non avesse soddisfatto le esigenze del forgiatore. Perché allora sostituire una cosa così comoda con qualcosa di così inutilizzabile una volta aperta? La spiegazione è semplice. Durante l'ultima live condotta da Lorenzo e Fabio di Asmodee Italia, link in descrizione, è stato detto che dall'arrivo di Ondata Oscura nei vari centri ludici e negozi di giocattoli non ci sarà più il pericolo di imbattersi nei cosiddetti Deck Hunter. In parole semplici, evitare che qualcuno apra il mazzo, ne veda le caratteristiche e una volta appurato che non sia nulla di che, lo rinfili dentro, attaccando come viene con colla alla chiusura per venderlo come nuovo. In questo caso invece non sarà possibile farlo, dato che si noterà senza ombra di dubbio se qualcuno avrà manomesso o meno l'apertura. Devo davvero fare i complimenti quindi alla FFG e o alla Asmodee che lo commercializza da noi per l'idea, per non tralasciare poi il suono di quando si apre un nuovo mazzo.
Sicuramente sarà più piacevole da ascoltare e soprattutto attirerà molto di più l'attenzione di eventuali nuovi giocatori nei paraggi che, richiamati dal rumore, potrebbero avvicinarsi per curiosare. Quindi oserei dire che, oltre alla trovata antifurto, qui c'è anche una valida trovata di mercato. Per quanto riguarda invece il cellophane che avvolge i deck, a volte ho rinvenuto chiusure agevolate, altre volte chiusure classiche, come nei mazzi dell'Era dell'Ascensione o Mondi in Collisione. Quindi non saprei dirvi con certezza se si è mantenuto lo stile dei mazzi di mutazione di massa o si è tornati indietro con l'unico completamente sigillato. Comunque, sia in un caso che nell'altro, non credo ci saranno problemi di sorta. Ad un forgiatore interessa il contenuto e sono sicuro che farete di tutto per potervi accedere. Ora, dopo aver parlato dell'aspetto estetico esteriore, entriamo più nel dettaglio scoprendo cosa ci nascondono gli abissi. Il mistero degli abissi. Ogni singolo di ondata oscura, a differenza dei suoi predecessori, conterrà 38 carte e non più 37. Questo cambiamento è dovuto alla presenza di uno degli elementi più iconici ed importanti di questa edizione. L'alta e bassa marea riporterà le immagini che ne indicano la meccanica bivalente sul fronte e il nome dell'arconte, con la consultazione rapida che potrà essere di aiuto ad ogni nuovo forgiatore per tenere sempre a mente le dinamiche di gioco in modo semplice, senza l'ausilio del regolamento, sulla parte posteriore. Questa carta potrete trovarla sempre in ogni mazzo di ondata oscura. Cambiamento drastico anche per la lista che riporterà ogni singolo elemento presente nel vostro unico, che non sarà più sviluppata in verticale, ma in orizzontale, così che si potranno leggere in modo più agevolato ed integrale le 12 carte presenti per ogni casa. A differenza dell'impostazione precedente, che inevitabilmente spezzava la seconda casa presente in ogni mazzo, rendendone leggermente più difficile la lettura. Posizione diversa anche per il codice QR, rimpicciolito e relegato all'angolo, letteralmente parlando. E il nome dell'arconte che non campeggerà più sovrano a capo della carta, ma avrà un suo spazio dedicato alquanto sobrio. In basso troverete una sezione dove saranno riportate le varie meccaniche, come il potenziamento, presente in questa edizione ma in modo molto più blando rispetto a mutazione di massa. E ultima novità, ma non per importanza, sarà la presenza di icone che indicheranno la tipologia di carta presente nel mazzo. Sicuramente, posta in questa maniera, l'intera lista risulterà anche essere più ordinata. Lo stile riprende molto l'impostazione del sito Deck of Keyforge, link in descrizione, e rimane il fatto che, così stampata, si avrà una visuale d'insieme che favorirà la lettura di ogni singolo elemento per ogni singola casata. Nuovi arrivi e dolorosi addii. Con l'arrivo di Ondata Oscura, la marea ha portato con sé non solo distruzione, ma anche una nuova casata. Infatti, delle 7 fazioni presenti in mutazione di massa, Sanctum, Federazione Stellare, Ombre, Selvaggi, Repubblica Sauriana, Logos e Dis, saranno proprio questi ultimi ad abbandonare temporaneamente il campo di battaglia, tornando nel sottosuolo in attesa di un nuovo momento propizio per terrorizzare gli abitanti del Crogiolo per far spazio agli insondabili. La domanda ora è sempre la stessa. Riusciranno gli Aquan della nuova tribù a sostituire degnamente i demoni violacei? Dis non aveva affatto deluso le aspettative in mutazione di massa, anzi era considerata come una delle case più forti dell'espansione nera. Rimane il fatto che gli architetti hanno deciso di mandare in panchina proprio una delle casate più apprezzate del gioco, lasciando a solo 3 fazioni il primato di mai sostituite nella storia di Keyforge. Stiamo parlando di Logos, Selvaggi e Ombre. Ma tornando a noi e analizzando più da vicino la situazione, cerchiamo di dare una risposta alla domanda che è stata posta in principio.
essendo Dis la patria del disruption con carte come controllare i deboli, la succube e Imp delle braci, per citarne alcune tra le più famose. Durante una partita era problematico affrontare a viso aperto qualsiasi carta di questa casa senza incorrere in effetti collaterali più o meno gravi. Gli insondabili a quanto pare non vogliono essere da meno, agendo direttamente su una dinamica di gioco che prima d'ora nella storia di Keyforge non era mai stata presa in considerazione come significativa per un'intera fazione. Carte come Canto di Rakuzel, Tomoa del Bagliore, Gabbia Bolla, Sacerdote Abissale Glebe, Richiamo del Vuoto, Perla dell'Eco, Nuotare o Annegare e Onda di Tempesta hanno tutte una cosa in comune: esaurire le creature sul campo di battaglia. Con l'ausilio poi di Dormire con i Pesci, gli insondabili si sono consacrati, da quel che abbiamo potuto vedere dalle anteprime, come nuova razza che fa del Disruption un punto forte da non sottovalutare. Ovviamente sono stati presi in considerazione soltanto pochi elementi ad esempio, ma posso assicurarvi che di carte fastidiose i marini del Crogiolo ne hanno molte di più. E letteralmente vi toglieranno il respiro, trascinandovi a fondo con loro attraverso giocate bloccate, mano sempre più spoglie e board desolate. Perché si sa, dove passa l'acqua ogni forma di vita terrestre viene spazzata via. Per saperne di più non vi resterà altro da fare che tuffarvi a capofitto ed attendere il 25 di questo mese per scoprire ogni segreto che Ondata Oscura ha da offrire. Mi auguro che questo video sia stato di Signori, sono sicuro che il mio gemello non vi ha mai parlato di me e della novità più succulenta che rappresento, vero? Come immaginavo. Ebbene, in questa espansione ci sarà la presenza di servitori alquanto sinistri che faranno di tutto per mettersi alla ricerca delle loro controparti benevole, non prima però di aver seminato terrore e compiuto malefatte durante il tragitto. Di cosa sto parlando? Ma ovviamente della comparsa sul Crogiolo dei gemelli cattivi. Venite, avvicinatevi, non abbiate paura. Vi accompagnerò in questo mondo dove l'odio, il timore e il rancore la fanno da padroni. Andiamo a dargli un'occhiata. Ennesima novità che vivacizzerà i match tra forgiatori verrà rappresentata dalla presenza di mazzi, che saranno copie simili, ma non uguali, ad altri unici presenti da qualche parte in giro per il mondo. Li riconoscerete perché avranno nel nome la radice gemello e si presenteranno con un colore del tutto differente dalle varie tonalità a cui siete abituati. Infatti sembrerà che l'immagine dell'arconte sia stata passata sotto una specie di filtro negativo che ne abbia alterato la colorazione, conferendogli quell'aspetto cupo, losco, inquietante, proprio come me. E di conseguenza un avventuriero malvagio non potrà di certo portare con sé soltanto brave persone, non credete? Per ogni mazzo gemello, infatti, ci sarà una parte, non tutta ovviamente, di servitori dall'animo nero, a tal punto da avere una carta con una colorazione tutta loro. Ognuno di essi riporterà la dicitura gemello cattivo come tipologia di carta, in aggiunta a quella già esistente per ogni creatura del gioco. Uno sfondo della parte del testo principalmente di color grigio tendente al nero e un effetto, così come l'artwork, diversi dall'originale. Per quanto riguarda invece la forza e l'eventuale armatura, non ci saranno differenze. Di solito non esprimo gratitudine, ma questa volta come non farlo? Colgo quindi l'occasione per porgere i miei ringraziamenti più sentiti a Carmelo Massimo Tidona, Andrea Martini e Simus del canale YouTube Simus Smith, link in descrizione, per essersi messi a disposizione e per aver dato a me la possibilità di mostrarvi nel video tutto quello che c'era da sapere per questa nuova espansione di Keyforge. Ora vi saluto e vi lascio nuovamente nelle mani della mia controparte. Ho del lavoro da svolgere e degli indizi da scovare per riuscire a trovarlo, che sicuramente non si cercheranno da soli.
Mi raccomando però, rimanete sempre vigili e guardatevi le spalle, perché con ondata oscura qualcuno che conoscete molto bene, come se vi guardaste allo specchio, potrebbe essere sulle vostre tracce. Conclusioni. Con Dark Tidings, in sostituzione della classica scatola con la busta, si avrà la tipica bustina rappresentativa dei giochi di carte collezionabili, che potrebbe rappresentare un contro, ma a ragion veduta, e dopo anche aver ascoltato la live tenuta da Lorenzo e Fabio di Asmodee Italia, la scelta è stata dettata dal fatto che ora acquistare online o dai vari negozi risulterà essere più sicuro. Calcolando che poi, durante la sbustata, il rumore potrebbe attirare nuovi avventurieri pronti a forgiare le prime chiavi, mi sento di esprimere un giudizio più che positivo verso questa scelta, anche se non si potranno più stoccare mazzi inutilizzati dentro le tipiche scatole che ci hanno accompagnato fino a mutazione di massa. La nuova disposizione della lista sulla carta identità dell'Arconte risulterà essere più ordinata e chiara, segnale che c'è stato del lavoro dietro, atto a migliorare l'esperienza di gioco di ogni forgiatore. La nuova meccanica alta e bassa marea è una vera e propria rivoluzione in Keyforge, che va a coinvolgere attivamente l'intero campo da gioco. I Dis ci saluteranno, lasciando il posto agli Insondabili, che rappresenteranno, anche a detta di Dammat, una perfetta soluzione in termini di disruption in sostituzione della casata dei demoni violacei. Ultima novità sarà la presenza di mazzi gemelli, che daranno quel tocco di pepe in più ad ogni partita che si svolgerà ai tavoli da gioco o direttamente online. Staremo a vedere. Alla luce di tutto ciò, quindi, consiglio l'acquisto di Ondata Oscura? La risposta è assolutamente sì. Consiglio l'acquisto di questa espansione a chiunque voglia iniziare a forgiare le prime chiavi in Keyforge. Questa edizione del nostro gioco di mazzi unici al mondo risulta dalle prime indiscrezioni essere davvero molto interessante, anche se credo sia troppo presto parlare adesso di competitività rispetto ai capitoli precedenti. Bisognerà come sempre giocarla a fondo per scoprirne ogni segreto ed esplorare ogni singolo angolo di profondità marina che Ondata Oscura avrà da offrirci. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.